Ciao ragazze, allora questo qua sarà il mio primo video per quanto riguarda il decluttering e praticamente consiste, ecco, nel sistemare i propri prodotti di make-up mettendo in ordine appunto le cose che usiamo, le cose che non usiamo più e quelle quindi che possiamo o recuperare regalando a delle amiche oppure buttare via perché appunto non ne vale più la pena. Questi qua sono tutti quanti i prodotti occhi che posseggo qui a Strasburgo, a casa mia a Torino mi resta qualcosina, ecco, ma la maggior parte delle cose me le sono portate qua e vi mostrerò tutti quanti i prodotti occhi, non nelle palette. Quindi inizierei subito con gli unici due ombretti mono che ho qua, praticamente sono questo qua di Essence, che è un ombretto semplicissimo, mai usato, color panna, che appunto metterò nella scatola delle cose da dare via. E questo qua invece che avevo preso a mia sorella, cioè nel senso l'avevo preso da lei perché mi piaceva tanto, infatti è un colore stupendo, però usando quasi sempre solo le palette, ecco, mi dimentico degli ombretti singoli, quindi questo qua magari glielo ridò a lei. Passiamo agli eyeliner. Gli unici due eyeliner che ho aperti adesso sono questi qui, sono Liquid Ink di Essence e questo qua della Kiko color bronzo. Li tengo tutti e due perché appunto li uso entrambi. Io ho preso di recente questo pigmento qui di Kiko Fluo perché era in offerta e appunto lo tengo perché voglio utilizzarlo magari in serate particolari, eccetera, magari dividerò il contenuto con qualcuno. E anche questo qua è un Color Arts di Essence che adesso non fanno più, è comunque una sorta di base liquida che è utilissima secondo me per appunto aiutare la stesura dei pigmenti, quindi lo tengo. Mascara, ho questi qua aperti. Per adesso li tengo tutti quanti perché appunto li uso, questo qua è nuovo e questi qui invece stanno per finire, questi due prima di tutti perché li ho aperti per primi e quindi poi li userò e li terminerò. Prodotti per quanto riguarda le sopracciglia, c'è questo kit di Elf che non uso praticamente più perché appunto è diventata troppo dura la cremina e invece la polvere appunto ne uso un'altra, quindi questo qua lo butto. Ho il gel questo qua di NYX che tengo perché è quasi nuovo e comunque sia l'utilizzo soprattutto quando lavoro. Questo Make Me Brown di Essence che utilizzo ogni tanto, appunto lo trovo velocissimo da utilizzare magari al mattino quando non ho voglia di fare niente e quindi lo tengo perché sto cercando di finirlo. Ho questa matita qua di Catrice per le sopracciglia che è praticamente nuova, intatta, l'avevo presa di scorta perché ho paura finisse. Comunque sia, scrive ancora bene. Questa qua magari la regalo perché appunto non utilizzo più le matite. Questi due prodotti qui di Essence sono il kit appunto con le polveri che sto utilizzando e voglio finire. E questo qua invece è il matitone, quello di Essence, color diciamo carne opaco, anche questo qua lo utilizzo magari sotto lo sopracciglio per illuminare l'angolo interno, quindi lo tengo. Poi c'è questo eyeliner glitter che è l'unico eyeliner glitter che ho qui, che è appunto anche questo qui è di Essence. È un'edizione limitata e essendo l'unico eyeliner in glitter che ho funziona ancora, non puzza, lo tengo. Passo invece ora a tutto quante le matite occhi che ho. Qua prima di tutto ho questo mascara azzurro qui di Essence che è ancora buono e quindi lo tengo perché ogni tanto appunto mi piace utilizzarlo, poi si può usare anche per i capelli volendo. Quindi questi tre matitoni adesso non si trovano più, comunque sia sono quelli gli Stay No Matter What di Essence. Le colorazioni mi piacevano un sacco, soprattutto questa qui. È un colore stupendo, magari questa qua, ecco, questa la tengo perché è un colore ottaneo che mi piace un sacco. Questi due invece magari li do a qualche amica, anche perché poi ho quest'altro matitone qua di Kiko che mi ci trovo molto meglio per illuminare e quindi questo qua appunto lo tengo. Questa è una matita color burro di Kiko di un'edizione limitata, ne ho altre due nuove da aprire e questa qua appunto la tengo perché mi piace tantissimo, ha un tratto davvero
bello pieno, scrive sia all'interno che all'esterno dell'occhio, si fissa benissimo, quindi la tengo sicuramente perché la utilizzo. Questa è la prima e unica matita pupa che ho mai preso, è davvero vecchissima come matita, però appunto è un colore che mi piaceva tanto, all'interno i glitter dorati, la tengo perché è l'unica matita pupa che ho e mi piace. Invece ho tutte queste altre matite di Essence. Allora, di sicuro tengo la nera e la marrone perché sono le uniche matite nere e marrone che ho e le utilizzo volere o volare. Per quanto riguarda gli altri colori, tengo quest'altra qui che è quella sul, diciamo, color prugna. E questa qui sul bronzo perché mi piace tantissimo come colore e quindi cerco di sfruttarla. Queste due che sono della linea gel, per ora io le tengo perché comunque sia sono dei colori che a me piacciono un sacco, appunto sono un verde oliva e un altro colore ottaneo, quindi forse dovrei decidere quale dei due tenere. Ecco, questa qua è più luminosa di quest'altra, quindi preferisco questa qua, perciò tengo queste due, questa qui. La regalo e queste altre tre anche le regalo perché non le utilizzo praticamente più. Una volta le utilizzavo, adesso no. Comunque sia, ce n'è ancora parecchio di prodotto all'interno. Vedo appunto se magari qualche mia amica ne ha bisogno. Quindi queste sono le matite che tengo. Passo a questa scatoletta qui di Betty Boop che mi piace tantissimo, ma comunque l'interno è ancora meglio. Allora, qui ho praticamente i due Primerocchi che ho aperti e ombretti in crema. Allora, questi qua sono i due Primerocchi che ho adesso aperto. Sono tutti e due di Elf. Questa è la colorazione, diciamo, base e questa qua è quella dorata. Tengo questa qua base perché appunto per tutti i giorni mi è comoda. Questa qua magari la do via perché ne ho appunto altri ombretti in crema da utilizzare, magari qualcuno ne ha più bisogno di me. Ho questi due ombretti in gel, diciamo di Essence, li tengo tutti e due perché mi piacciono un sacco e appunto sono comodi perché sono in tubicino, me li porto magari nella trousse in borsa quando vado al lavoro e quindi li tengo. Ho due ombretti di Elf Long Lasting, appunto questo violetto, soirée si chiama, e questo qui è Toast. E li tengo tutti e due perché sono colori che mi piacciono un sacco, anche se non riesco molto ad utilizzarli. Però sono davvero ottimi come ombretti, perciò li tengo appunto all'Elf, si trova solo online. E nel caso in cui volessi riprenderli, ecco, non è che mi convenga. Qua mi restano tutti quanti i miei color tattoo, che ovviamente tengo tutti perché mi piacciono un sacco tutti quanti. Magari se poi può interessarvi vi posso fare una recensione. A parte di questi, sono tutti quanti, diciamo, tipo questo qui è quello Pomegranate, questo qua è bellissimo perché è duochrome, mi piacciono un sacco, questo qua è quello più scavato perché appunto lo uso anche come primer per i trucchi di tutti i giorni, anche questo, solo che questo, diciamo, è un colore un po' più tenue, ecco, del giallo. E questo è ciò che tengo, quasi tutto praticamente. Per quanto riguarda questa pochettina, qui ho tutti i miei long lasting di Kiko, ne ho davvero un sacco di colori perché qua sono spessissimo in offerta a 3,40 euro. E questi qua assolutamente li tengo tutti, anche se non riesco ad utilizzarli sempre tutti quanti, però mi piacciono un sacco e comunque sono ancora validi nonostante magari il tempo che è passato, quindi li tengo. E qui ho tutti quanti i Color Shock di Kiko, questi qua appunto erano di un'edizione limitata, li avevo presi tutti quanti quando erano andati in saldo. Queste sono tutte quante le colorazioni, non le ho mai usate tutte tutte tutte, però ad esempio so già che il rosino questo qui è nato così, quindi è normale che lo sia così. Qui non lo uso mai come colore, quindi lo metto da dar via. E poi qui abbiamo tutti gli altri colori. Sono ancora abbastanza morbidini e questi qua più che su tutta la palpebra li uso spesso come eyeliner, soprattutto i colori qua sul blu, poi c'è appunto questo altro verde qui che ho usato ogni tanto. Questo qua è il mio colore preferito tra tutti, appunto non è più geloso come all'inizio, ma comunque è un colore bellissimo,
per quanto mi riguarda, perché è un marroncino con una punta di rosa, quindi questi qui li tengo anche se non li uso molto spesso, perché comunque sia finché non si seccano, ecco, li ho così almeno posso usarli come eyeliner. Quindi ho finito di vedere e sistemare i prodotti occhi, questi sono quelli che alla fine ho messo da parte per appunto magari regalare e dare a delle amiche se ne hanno bisogno, se gli interessano. Io spero che questo video possa esservi piaciuto, se per caso avete visto dei prodotti di cui volete delle recensioni in particolare fatemelo sapere. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata e ci vediamo presto con un altro video. Ciao ciao!